Che cos'è la politica di una sola Cina? I media ufficiali dipingono la politica cinese come aggressiva e quella degli Stati Uniti come difensiva. Davvero è così? In realtà non dicono che gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente precisi accordi che regolavano i rapporti con la Cina fin dal 1978, per orientarsi verso una politica più aggressiva e militare contro la Cina. Il pubblico può essere stupito da quel che stiamo dicendo, perché potrebbe non aver mai sentito parlare delle tre dichiarazioni a sostegno della politica di una sola Cina. Vediamo dunque di che cosa si tratta. Nei primi anni 70, in piena guerra fredda, il presidente americano Richard Nixon e il suo segretario di Stato Henry Kissinger ebbero l'idea di avvicinare gli Stati Uniti alla Cina in chiave antisovietica, cioè per esercitare delle pressioni sull'ex Unione Sovietica. Così vennero stabiliti degli accordi politici e commerciali con la Cina. Washington piantava un coltello nel fianco di Mosca, aumentando la sua pressione sulla burocrazia del Cremlino, contribuendo al suo isolamento internazionale, e spingeva contemporaneamente la Cina verso nuove e ulteriori aperture economiche in senso capitalista. Queste nuove relazioni furono codificate dal 1978 in poi da tre dichiarazioni congiunte Stati Uniti-Cina. E queste dichiarazioni vennero poi riconosciute da praticamente tutti i paesi del mondo. Questi accordi vanno appunto sotto il nome di una sola Cina. Che cosa dicevano? Dicevano che l'isola di Formosa non sarebbe stata riconosciuta sul piano internazionale e non sarebbe stata ammessa negli organismi internazionali come, ad esempio, l'ONU. Dal canto suo, la Cina concedeva all'imperialismo americano e internazionale accesso al suo territorio per svolgere attività produttive e forniva garanzie straordinarie ai capitali stranieri che potevano essere investiti in Cina. Gli Stati Uniti, dal canto loro, ritenevano che le riforme economiche cinesi prima o poi avrebbero restaurato il capitalismo in Cina. E invece, il sistema capitalista in Cina, pur avendo fatto passi avanti, non è stato ripristinato come è avvenuto nell'ex Unione Sovietica e nei paesi dell'Est Europa. Lo Stato cinese oggi mantiene un controllo totale dell'economia e gli Stati Uniti non sono più soddisfatti delle concessioni offerte dalla Cina al capitale straniero. Per questo motivo, l'amministrazione americana ritiene unilateralmente che la politica di una sola Cina sia esaurita e che occorra adottare strumenti più aggressivi per riportare l'economia cinese nell'ambito del capitalismo e soprattutto sotto il controllo degli Stati Uniti. Dunque, chi ha cambiato le carte in tavola della politica estera verso Formosa? E chi ha incominciato ad adottare una politica aggressiva e contro chi? Leggendo direttamente i quotidiani cinesi e quelli europei e facendo un confronto, emerge che nella stampa italiana e internazionale la linea delle tre dichiarazioni congiunte intorno all'accordo una sola Cina non viene mai menzionata. La questione di Formosa viene invece trattata esattamente come la questione ucraina, quando all'isola, in base agli accordi di una sola Cina, gli stessi Stati Uniti e gli altri paesi del mondo non hanno mai riconosciuto una effettiva sovranità nazionale. Al contrario,
La stampa cinese si ricorda continuamente delle tre dichiarazioni e dell'adozione da parte degli Stati Uniti e dei paesi di tutto il mondo della linea di una sola Cina. Quando si parla di queste questioni, bisogna prima di tutto documentarsi e poi dire la verità.